nada. Naturale e adattandola al piede dell'animale. Ecco, vedete adesso in questo momento sta togliendo il vecchio ferro dal piede e per rimettere anche il nuovo. Controlla molto. Invece i padri stanno provvedendo a modellare la barra di ferro e realizzare degli... Andiamo! Ecco, vedete intanto che il manicalco sta preparando lo zoccolo, cioè toglie prima il ferro, ma poi deve ripulire tutta l'unghia e tagliarla in modo tale che il nuovo ferro deve aderire perfettamente. Vedrete che poi l'ultima operazione sarà fatta con il ferro caldo, infuocato, in modo tale che l'unghia diventi proprio apparente, in maniera tale da non aver nessuna interconnessione tra il ferro e l'unghia. Il ferro quando diventa rosso, ecco, si presta a modellarsi a secondo il disegno che uno gli vuole dare. E quindi vedete che, ecco, come vengono praticate anche i fori per mettere i chiodi. Ecco,
sia i fratelli Moretti che Ciani provengono da antiche aziende locali che per generazioni hanno svolto questo mestiere. Ecco, vedete pian piano che i ferri che usano i fratelli Moretti cominciano a prendere la forma voluta del disegno e nel giro di poco tempo si realizzerà quella struttura che dovrebbe essere, è una ringhiera, credo. Manuè, un po' scaldo il ferro? No. Facciamo col ferro caldo, ovvio? Sì. Ecco, vedete, nel frattempo Ciani sta pareggiando lo zoccolo, sta togliendo l'unghia in eccesso, no? Perché quella è l'unghia degli animali e quindi sta togliendo tutto quello che c'è in più, la porta a un livello tutto uguale e poi ci vedremo fra poco che ci applicherà il ferro, ecco, in maniera tale che viene anche diciamo modellata col fuoco del ferro, ecco, ma state tranquilli che l'animale non sente nessun dolore perché brucia soltanto l'unghia e all'animale non lo avverte nemmeno. L'unghia è morta, certo. È Mauro! Dice, lasciate, fallo far lui! Faglio far lui! Claudio, fate da qualche consiglio, ce l'hai vicino! Mi piace, è rimasto un sotto. Dove sta? Lì, guarda lì. Lì. Ecco la raspadina. Che, sta a fare la spada. Lì c'è. E fotoschiena glielo descrisco, lo sciò. E poi questa parte qui, no? Di questa, no, no, questa qui. Thank you.
Chiaro ha rappresentato anche un altro antico mestiere che ormai è quasi scomparso, è quello della lavorazione delle lime tenerasse, che un tempo era molto florido a Semilano e nelle sue frazioni. I nostri continuano nella loro opera e quindi vediamo come viene violato il gesto dell'animale e come viene inserito il ferro caldo in modo tale che dove vai? A Gassano? Un bevo a Gassà, mamma mia. Altro tutte le imperfezioni che sono rimaste nell'unghia e adesso sistemerà anche questo secondo blocco. Ecco, adesso con l'applicazione dei chiodi sta fissando definitivamente il ferro all'unghia dell'animale. Vedete come viene applicato il ferro al piede dell'animale, con questa sorta di scarpa per il cavallo, ecco, viene fissata con chiodi direttamente all'unghia. Thank you.
Una volta c'era un attrezzo proprio in ogni paese che serviva proprio per ferrare gli allenati, che venivano ferrati non solo i cavalli e i muli, ma anche i buoi e le vacche che servivano per lavorare la terra. E quindi ogni paese aveva questa sorta di macchina che serviva a inserire l'animale per farsi fargli i ferri ai piedi. Loro riccioli che verranno poi tutti assemblati per formare una ringhiera.